Benvenute a questo quarto appuntamento a Palermo per le donne della Sicilia. Benvenute a tutte quelle soprattutto che sono venute da lontano, che hanno fatto un viaggio e facendo un filo, come piace a me, un filo conduttore su questo, i quattro incontri che abbiamo avuto qui a Palermo. Dopo il primo incontro in cui abbiamo lasciato a Dio il controllo e abbiamo capito che era necessario lasciare a Dio il controllo per poter crescere nella sua via, per poter fare la sua volontà e cambiare, dopo avere un punto fermo sul fatto che nonostante le difficoltà, nonostante le cose che vanno male, possiamo continuare a sognare, possiamo sperare sempre e non dobbiamo essere indolenti, come è stato un altro tema delle conferenze, nell'aspettare la realizzazione delle sue promesse. Possiamo continuare a camminare sapendo che Dio è vicino a noi e ci dà la mano, perché c'è sempre una parte in tutto quello che facciamo che spetta a noi. Dio è sovrano, ma Dio ha deciso di usarsi di noi per compiere le sue opere, per completare il piano del suo regno qua. E quindi possiamo muoverci, come il tema di questa giornata, pronte all'azione. Possiamo muoverci, ma muoverci nel suo riposo, perché il riposo di Dio non è staticità, non è contemplazione, ma è azione. Azione col riposo di Dio nel nostro cuore, con la pace di Dio nel nostro cuore. E come dice Paolo in Filippesi 3,13, una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta. Ed è quello che vogliamo fare oggi, avere un incoraggiamento più forte per correre verso la meta, verso i piani e i progetti di Dio per la nostra vita. Siamo pronte per partire? Amen! Ci alziamo in piedi! Thank you.
appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. La potenza e la gloria.
ci dà la possibilità di essere tue figlie attive per il tuo regno, e con te possiamo superare ogni cosa. Amen. Come.
Signore. Tu aprirai i nostri occhi quando i nostri occhi saranno ciechi per non vedere il tuo progetto per la nostra vita. Tu aprirai le nostre orecchie quando staremo a pregare per ascoltare la tua voce, Signore, la voce del tuo spirito che parla a noi e non la voce della nostra mente e dei nostri desideri, Signore. Noi vogliamo accordare i nostri sentimenti con i tuoi sentimenti, il nostro cuore sul tuo cuore, la nostra mente sulla tua mente, Signore, perché così non sarà niente impossibile nella nostra vita. Soltanto con questo atteggiamento, Signore, soltanto quando veramente ci umilieremo davanti a te e prenderemo la tua essenza, lo spirito di Gesù servo in noi, questo ci farà camminare nella tua strada e allora veramente niente sarà impossibile per noi, perché agiremo come tu agiresti, Signore. Grazie perché ci hai dato un esempio in Gesù e grazie perché lo Spirito Santo è pronto momento dopo momento per suavemente ricordare questo ai nostri cuori. Grazie Gesù. Esta generación.
Thank you.
Apocalisse tu ci hai chiamato e ci hai portato vicino a te, Signore. Grazie perché il tuo nome ci ha tirato fuori, ci ha salvato e ci ha reso perfetto il tuo amore.
settimana camminiamo in questi orizzonti lontani dove tu ci vuoi portare senza paura, perché tu sei parte di noi e noi riposiamo fiduciosi nella tua mano. Grazie Signore per questo momento di lode e adorazione che ha rilassato noi stesse, che ha fatto scivolare via i nostri pensieri, le nostre difficoltà. Grazie Gesù. Amen.